Amici ed amiche, salve, sono sempre io, Romanino Romano. Oggi, avvalendomi della testimonianza di Gesù, dichiaro che il peccato originale trasmissibile non esiste e che di conseguenza Gesù non è morto per i nostri peccati. Il video che oggi vi propongo è molto lungo, ma vale la pena di essere ascoltato da tutti, indipendentemente dal credo religioso o meno. Mi è costato molto fatica a realizzarlo, ma ritengo di aver compiuto un'importante opera, parlandovi non in veste di cristiano, ma di un uomo che nella sua momentanea laicità è alla ricerca della verità, che posso affermare di aver colto. Chiaramente mi metto nella condizione di accettare eventuali confronti per discutere le mie affermazioni, che essendo vere cambiano radicalmente la storia del cristianesimo fino ad oggi raccontata. Il titolo del video è Gesù, da chi è stato ucciso e perché. Gesù, il nostro rivoluzionario, oggi più attuale di ieri. Gli uomini onesti, oltre che di buona volontà, dovrebbero ispirarsi a lui per praticare la rivoluzione all'insegna della pace. Gesù non ha mai ucciso nessuno. Quelli dopo di lui, pur vantandosi senza diritto alcuno di appartenere a lui, si sono macchiati di molto sangue, gestendo ancora oggi truffe di tutti i tipi. Costoro valgono nulla perché privi della onesta dignità, ma scalzoni, capaci pur di raccogliere monetine, di combinarle di tutti i colori. Spazzatura. Dedichiamo adesso molta attenzione e cerchiamo di tenerlo a mente questo passo poco noto della Bibbia, direi nascosto. Il libro è quello di Luca, Luca 22. Poi disse: quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Risposero: nulla. Ed egli soggiunse: ma ora, chi ha una spada la prenda, e così una bisaccia. Chi non ha la spada, venda il mantello e ne compri una, perché vi dico, deve compiersi in me questa parola della Scrittura. E per questo motivo fu annoverato nei libri tra i malfattori. Infatti, tutto quello che mi riguarda volge al termine. Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli rispose: sì, basta. Da questo passo capiamo subito chiaramente che Gesù aveva le carte macchiate. Il suo nome era stato scritto nel casellario giudiziario del periodo. Questo passo è importante per capire quello che ascolterete di seguito. Desunto fedelmente dalla Bibbia, oltre che da numerosi volumi che ho avuto la capacità e la possibilità di leggere per approfondire questo tipo di ricerca. Alla vigilia di Pasqua di circa 2000 anni fa, Gesù e i suoi seguaci, dopo aver cenato, si trasferiscono nell'orto del Getsemani. È notte fonda, e i quattro Vangeli canonici testimoniano che i presenti sono armati di spade. Ad un tratto giunge un'intera coorte di soldati, circa 600 uomini, per arrestare un pacifico predicatore, la cui unica colpa è quella di essersi fatto chiamare figlio di Dio. La cosa pare inoltre così grave da non poter essere rimandata al termine delle feste del giorno dopo,
Così, nel pieno della notte, si svolge un processo per direttissima nella casa del sommo sacerdote Caifa, cioè in un luogo privato. Due cose piuttosto inusuali, anzi tre, se consideriamo anche il fatto che la sentenza di morte è istantanea. Nessuno, cioè, tiene conto delle 24 ore minime che secondo la legge devono passare in seguito all'interrogatorio. All'alba Gesù viene trasferito alla presenza di Pilato, il quale, pur avendo appena scomodato 600 soldati per arrestare l'uomo che ha davanti, non sa di cosa egli sia accusato. Come conclusione della sentenza di morte, Gesù viene crocifisso, usanza questa che veniva usata per chi commetteva i reati più gravi, quali sedizione, terrorismo e brigantaggio, non certo per chi predicava la propria fede religiosa basata sulla pace e sull'amore. Tutto questo non fa pensare che in realtà Gesù fosse a capo di una banda di sovversivi che stavano preparando un atto di forza contro il presidio romano? Gesù era un rivoluzionario nel senso che ha cambiato il mondo con la sua venuta e che il suo messaggio era un messaggio nuovo, con una predicazione spesso in aperto contrasto col mondo di pensare dell'ambiente giudaico di allora. Ha sfidato le tradizioni dei giudei, quando questi davano più importanza alla legge e ai rituali che all'amore. Ha dato dignità e valore alla donna, in un tempo in cui veniva considerata meno dell'uomo. Ha parlato di amare anche il proprio nemico. Ha detto che il più grande di tutti è il servo degli altri, più umile. In questo senso Gesù ha portato una rivoluzione, ma certamente non era un sovversivo che stava tramando un complotto politico. Gesù non era interessato a diventare un leader acclamato, pur raccogliendo moltissimi consensi, ma la sua missione era portare il regno di Dio in ogni luogo e in ogni cuore. Non era interessato a combattere con armi contro i dominatori romani, tant'è vero che nei diversi suoi seguaci che attendevano un Messia lo hanno abbandonato perché si aspettavano che lui fosse il liberatore terreno, un grande condottiero che li avrebbe realmente aiutati a sconfiggere la dominazione romana sui giudei. Sicuramente i suoi accusatori hanno tentato di farlo passare come pericoloso sovversivo davanti ai romani, non perché fosse vero, ma solo perché presentarlo come una minaccia all'impero e ai suoi capi era un reato punibile davanti ai romani, a differenza delle motivazioni di carattere religioso, che tuttavia erano la vera causa del loro odio nei confronti di Gesù. Quindi per me Gesù era rivoluzionario, sì, ma non nel senso suggerito della violenza che genera morte. La sua arma preferita era la lingua, con la quale feriva gli impostori, mentre con le carezze toccava i poveri, gli ultimi e gli ammalati. Hai mai sentito parlare degli Esseni e dei rotoli di Qumran del Mar Morto? Il contenuto dei rotoli fu ritenuto esplosivo, non tanto perché riportassero particolari notizie sul cristianesimo, in fondo sono tutti testi ebraici, ma perché riportavano alla luce quella realtà essena che la Chiesa ha sempre voluto artatamente ignorare. Quindi, in combutta con il Vaticano e con la forzata connivenza del governo israeliano, che aveva altri gravi problemi per le mani, la commissione che avrebbe dovuto esaminarli per 50 anni non fece quasi nulla se non che occultare tutto il materiale, impedendone anche la riproduzione fotografica. Il materiale ritrovato casualmente, dicono le cronache, venne classificato in due categorie: reperti biblici, reperti settari,
questi ultimi naturalmente top secret. E solo nel 1996, dopo una ennesima protesta di studiosi ed accademici di tutto il mondo ed una interrogazione presso il Parlamento di Israele, si cominciarono a diffondere le prime copie fotografiche dei documenti. 50 anni di protervo occultamento di un patrimonio storico. Tra i rotoli più importanti ed oggi noti vanno segnalati l'apocrifo della Genesi, rotolo del Tempio, il rotolo della guerra, il commentario di Abacuc, il libro dei Giubilei, regola dell'assemblea, regola della comunità, rotolo di rame, documento di Damasco ed altri. In data 19/10/2001, sul quotidiano La Stampa, a pagina 11, sono apparsi alcuni articoli nei quali si annuncia l'intenzione della Chiesa di ritoccare la Bibbia alla luce di quanto contenuto nei rotoli scoperti a Qumran, gli stessi per 50 anni gelosamente nascosti. Si sta profilando una ennesima e disinvolta manipolazione di quella che viene comunemente venduta come parola di Dio. Si afferma anche che probabilmente Gesù ha vissuto con gli Esseni per 18 anni nella comunità di Qumran. Questo farebbe del nostro personaggio un capo partigiano, un guerrigliero a tutti gli effetti, come ipotizzato peraltro da alcuni studiosi da almeno un secolo prima. Di questo gruppo, sino a qualche anno or sono, si sapeva quasi nulla. La Chiesa per secoli ha cercato di ignorare e di nascondere la loro imbarazzante esistenza, uno scheletro nell'armadio. Dopo il ritrovamento dei rotoli di Qumran e dopo il tentativo piuttosto goffo e protervo di affossarne i contenuti, anche la Chiesa ha dovuto ammettere qualcosa a denti stretti, cercando di lasciare candidamente intendere trattasi di un gruppo di asceti, devoti alla legge, di morigerati costumi e fondamentalmente pacifisti. Niente di più falso. Il gruppo Esseno era una organizzazione politica religiosa molto potente, molto ricca e molto temuta. Il gruppo era diffuso anche ideologicamente in varie parti della Palestina. Era in grado di far leva sulle masse per organizzare tumulti e sommosse contro i detentori, più o meno legittimi, del potere. Si trattava di una comunità di intransigenti nazionalisti nata probabilmente all'epoca dell'occupazione greca della Palestina, circa 190 anni prima di Cristo, due secoli prima, appunto, della nascita di Gesù, nella quale politica e misticismo risultavano componenti inscindibili. Il rotolo della guerra ritrovato a Qumran non lascia dubbi sulla loro natura di combattenti, con sfumature più o meno marcate tra i vari gruppi. Gli Esseni erano convinti che l'anima fosse immortale. Dopo la morte, l'anima dei buoni trasmigrava in una lontana contrada a clima mite, temperato e costante. L'anima dei cattivi, invece, era destinata ad una contrada di clima opposto. Per prima cosa aspiravano alla conquista del potere ed all'esercizio dello stesso a proprio vantaggio, che in termini più diplomatici si traduceva nell'attesa della venuta o della individuazione di due messia destinati a liberare il paese, doppia attesa messianica, e cioè 1. Un messia di Israele, quale liberatore politico destinato a diventare il nuovo sovrano. In accordo con le profezie bibliche, questo messia doveva essere un discendente di Davide. Gesù era discendente di Davide. 2. Un messia religioso destinato a moralizzare e dirigere la converticola dei sacerdoti. Secondo le profezie, doveva necessariamente essere un discendente di Aronne. Giovanni Battista era discendente di Aronne, un levita.
In attesa che quanto sopra si avverasse, si preparavano con ferma determinazione allo scontro inevitabile con la dinastia erodiana, corrotta e straniera, idumea, e con i sacerdoti, gli scribi, i farisei e i sadducei, considerati asserviti, complici e collaborazionisti degli occupanti romani. Ultimo obiettivo era la cacciata dei romani e l'indipendenza di Israele. Qualche tumulto, astutamente provocato, qualche ben assestata pugnalata di qualche sicario, contribuivano a mantenere desta l'attenzione del popolo. Oltretutto, Gesù di Nazareth non si riferirebbe affatto alla sua città di origine, peraltro mai trovata, ma di Nazorei o di Nazirei, da Nazor, il maestro di giustizia, i quali si rifiutavano di pagare le tasse ai romani, manifestando il diritto di uccidere chiunque non ebreo che oltrepassasse i limiti dei cortili del Tempio e il Regno dei Cieli, tanto predicato da Gesù. Non rappresenta altro che la liberazione del popolo di Israele dall'oppressione romana. Il Messia, Gesù, ha detto chiaramente agli inizi del Vangelo che sarebbe venuto a predicare per le pecorelle sperdute di Israele e non per i pagani. Il liberatore esseno, atteso nelle profezie, non era altro che un guerriero in continuo conflitto con farisei, zeloti gentili ed ogni altra setta elitaria ebrea. E Gesù altro non predicava che i principi delle tribù alla quale apparteneva, gli Esseni, come del resto ci testimonia il rotolo della guerra rinvenuto a Qumran e che sorprendenti analogie con alcune parti del Vangelo. Non passerà questa generazione prima che tutto questo sia avvenuto, diceva Gesù sulla croce. Noi saremo ancora in vita per la venuta del Signore, diceva San Paolo. Ma Gerusalemme è stata distrutta, Gesù non è ritornato, e con essa è morto il Regno dei Cieli, tanto aspettato dai giudei. Per questo gli ebrei non riconoscono Gesù come Salvatore. Ha fallito la sua missione e ha disperso il popolo di Israele nella sua ultima diaspora, senza speranza di una terra promessa. Ciò non toglie il suo spirito liberale e le sue profonde conoscenze in taumaturgia e sene, che lo hanno fatto scambiare per un operatore di miracoli. Era certamente un rivoluzionario di contro all'idea della pecorella docile e sottomessa che la Chiesa porta avanti da secoli. Accusava con forza i farisei, i sacerdoti della sua stessa religione, di essere vipere e ipocriti, di predicare bene e di razzolare male, di voler assoggettare il popolo mettendo la legge al primo posto e l'uomo in seconda posizione. Li accusava di essere sepolcri imbiancati, pieni di parole vuote e di morte, e all'esterno prodighi di rituali, belle vesti e ricchezze. È andato in escandescenza per lo scandalo del commercio al Tempio, trasgrediva palesemente le leggi della sua stessa religione. Il sabato ti dice qualcosa, ma ce ne sarebbero altre. Diceva Pilato che nessuno avrebbe dovuto essere chiamato con gli appellativi rabbì o padre, perché solo uno è il padre che è nei cieli. Era contro le gerarchie e facendo 2 più 2 contro titoli come Don, Eminenza, Santo Padre, eccetera, eccetera. Non trovi ci siano alcuni parallelismi con la Chiesa di oggi? Se Gesù fosse con noi oggi in carne e ossa, credo che avrebbe molto da dire e per molti, convinti di stare nel giusto, sarebbe uno shock. Così come anche 2000 anni fa risultava sconvolgente e pericoloso ciò che diceva. Vogliamo negare l'evidenza e aggiustare le cose a nostro piacere, continuando a sostenere che in fondo la Chiesa è fedele al messaggio di Gesù? Oppure iniziamo a riflettere con coscienza e correttezza e ammettiamo che in effetti la Chiesa si è molto allontanata da Lui? E per favore,
finiamola di dire che la Chiesa è fatta di uomini e può avere delle cadute. Un'istituzione che millanta di essere detettrice della verità e garante della giustizia e della moralità, e che tra l'altro influenza grandi masse, non può essere intaccata da macchie. E invece da secoli si macchia dei crimini più atroci, genocidi, gli ameridi per fare solo un esempio, le stragi dei catari per fare solo un altro esempio, legittimazione di guerre, e non faccio un esempio che si colloca secoli fa, basta citare la terribile guerra etnica in Ruanda 10 anni fa, ma l'informazione è condizionata dai più potenti. Banca Vaticana, collusioni con la mafia, accordi sotto banco, poca fiducia in Dio e tanto impegno nelle dinamiche terrene, politiche e sociali, condizionamento della cultura e della ricerca scientifica, con effetti di ritardo e paralisi. Molti non sanno che quando in Italia arrivarono i primi vaccini sul finire del Settecento, la Chiesa minacciò scomuniche a coloro che li avessero praticati. Si trattava di probabili casi di stregoneria. Mentre in altri paesi calò il numero dei morti, in Italia si continuava a morire come prima. Ci fu la svolta con il detto anticristo Napoleone, che per fortuna fece in modo che anche nel nostro paese avessero inizio le vaccinazioni. Per secoli ci hanno raccontato un sacco di balle, che Romano Romanino sta tentando di riportarle attraverso una serie di studi documentali alla verità. Presuntuoso o folle questo Romano Romanino, oppure semplicemente vero? Beh, la risposta dalla tu, ascolta quello che dico e poi confutami. Milioni di persone credono sinceramente che Gesù è il loro salvatore. Gesù ci salva, Gesù è il nostro salvatore. Se chiedesse loro in che modo Gesù ci salva, probabilmente risponderebbero: Gesù è morto per noi, oppure Gesù è morto per i nostri peccati. Sì, la morte di Gesù ci dà la possibilità di salvarci. Ma come può la morte di un uomo espiare i peccati di molti? Se vi chiedessero come può salvarci la morte di Gesù, cosa direste? Scusatemi, mi sono strozzato con la saliva. La risposta della Bibbia a questa domanda è molto semplice, ma chiara e piena di significato. Per capirne l'importanza, però, dobbiamo prima vedere la vita e la morte di Gesù come la soluzione di un problema molto difficile. Solo allora potremmo comprendere bene l'enorme valore della sua morte. Facendo sì che Gesù desse la sua vita, Dio stava affrontando, stando alla Bibbia, una situazione che era sorta quando Adamo aveva peccato. Che tragedia fu quel peccato! Il primo uomo e sua moglie, Eva, erano perfetti. Il bel giardino di Eden era la loro dimora. Dio affidò loro il significativo compito di aver cura del giardino in cui dimoravano. Dovevano sorvegliare amorevolmente le altre creature viventi della terra. E man mano che gli esseri umani si moltiplicavano e riempivano la terra di milioni di loro simili, dovevano estendere il paradiso sino ai confini della terra, così come si legge in Genesi 1:28. Che lavoro piacevole ed emozionante fu affidato loro. Inoltre, l'uomo poteva godere dell'amorevole compagnia dell'altro. Genesi 2:18. Non mancava loro nulla. Avevano davanti una vita eterna e felice. È difficile immaginare come Adamo ed Eva abbiano potuto peccare, ma la prima coppia umana, sempre stando alla Bibbia, si ribellò a Dio, sì, proprio a colui che li aveva creati. Servendosi di un serpente, Satana, il diavolo, una creatura spirituale, indusse Eva con l'inganno a disubbidire a Dio, e Adamo le andò dietro. Genesi 3:1-6. Non c'erano dubbi su ciò che il Creatore avrebbe fatto riguardo ad Adamo ed Eva. Aveva già indicato chiaramente quale sarebbe stata la conseguenza della disubbidienza, dicendo: di ogni albero del giardino puoi mangiare a sazietà, ma in quanto all'albero della conoscenza del bene e del male
non devi mangiare, poiché quel giorno in cui ne mangerai morirai. Genesi 2, 16, 17. Adesso l'umanità ha un problema difficile. Infatti, a causa del peccato originale, si presentò all'umanità un problema molto grave. Adamo cominciò la sua vita come essere umano perfetto, perciò i suoi figli avrebbero potuto godere la vita eterna nella perfezione. Adamo tuttavia peccò prima di generare figli. L'intera razza umana era ancora nei suoi lombi quando ricevette la sentenza: col sudore della tua faccia mangerai pane finché tornerai al suolo, perché da esso sei stato tratto, poiché polvere sei e in polvere tornerai. Genesi 3,19. Così quando Adamo peccò e cominciò a morire, come Dio aveva detto, tutta l'umanità fu condannata a morte insieme a lui. L'apostolo Paolo scrisse in seguito: per mezzo di un solo uomo, Adamo, il peccato entrò nel mondo, e la morte per mezzo del peccato, e così la morte si estese a tutti gli uomini, perché tutti avevano peccato. Romani 5,12. Sì, a causa del peccato originale, i figli che avrebbero dovuto nascere perfetti, con la possibilità di vivere per sempre, vennero al mondo con la prospettiva di ammalarsi, invecchiare e morire. Non è giusto, potrebbe dire qualcuno. È stato Adamo, non noi, a scegliere di disubbidire a Dio. Perché dovremmo perdere la prospettiva della vita eterna e della felicità? Se un tizio, per esempio, il cui padre ha rubato una bicicletta, venisse messo in prigione da un tribunale, potrebbe giustamente protestare dicendo: non è giusto, io non ho fatto niente di male. Inducendo il primo uomo e la prima donna a peccare, forse Satana pensava di mettere Dio davanti a un dilemma insolubile. Il diavolo intervenne molto presto nella storia della razza umana, prima che nascessero figli. Nel momento in cui Adamo peccò, sorse un'importante domanda: cosa farà Dio per i figli che Adamo ed Eva avranno? Dio fece ciò che era giusto ed equo. Lungi dal vero Dio l'agire malvagiamente e dall'Onnipotente l'agire ingiustamente, dichiarò il giusto Eliù, Giobbe 34,10. E riguardo a Dio, il profeta Mosè scrisse: la roccia, la sua attività è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. Un Dio di fedeltà, presso cui non è ingiustizia, egli è giusto e retto. Deuteronomio 32,4. La soluzione che il vero Dio ha trovato per risolvere il problema creato dal peccato di Adamo ci priva dell'opportunità di godere la vita eterna su una terra paradisiaca. Fino a qui vi ho presentato la storia un po' scanzonata di quello che la Bibbia dice in relazione al peccato originale. Continuiamo. Allora Dio trova una soluzione perfetta. Considerate la soluzione che Dio indicò nella sentenza che pronunciò contro Satana e il diavolo. Perché Dio richiese la morte di un uomo perfetto? Ebbene, qual era la pena che Dio aveva stabilito per Adamo qualora avesse peccato? Non era la morte. Genesi 2, 16, 17. Il salario che il peccato paga è la morte, scrisse l'Apostolo Paolo. Romani 6, 23. Adamo pagò il suo peccato con la morte. Gli fu data la vita, scelse di peccare e morì, scontando la pena per il suo peccato. Genesi 3, 19. Che dire della condotta sotto cui venne a trovarsi l'intera razza umana a causa del suo peccato? Era necessario che qualcuno morisse per espiarne i peccati, ma la morte di chi poteva giustamente coprire la trasgressione di tutta l'umanità? La legge che Dio diede all'antica nazione di Israele richiedeva anima per anima o vita per vita, Esodo 21,23. Secondo questo principio giuridico, la morte che avrebbe coperto le trasgressioni dell'umanità avrebbe dovuto essere di valore pari a ciò che Adamo aveva perduto. Solo la morte di un altro uomo perfetto avrebbe potuto pagare il salario del peccato. Gesù era un uomo perfetto. In realtà Gesù fu un riscatto corrispondente per la salvezza di tutta l'umanità redimibile discesa da Adamo. Primo Timoteo
2:6, Romani 5:16-17. La morte di Adamo non ebbe nessun valore, meritava di morire per il suo peccato. La morte di Gesù invece ebbe grande valore, perché egli morì nella completa innocenza. Dio poté accettare il valore della sua vita perfetta come riscatto a favore dei discendenti ubbidienti del peccatore Adamo. Ed il valore del sacrificio di Gesù non serve solo a espiare i peccati che abbiamo commesso in passato. Se così fosse, non avremmo nessun futuro. Essendo concepiti nel peccato, è inevitabile che pecchiamo di nuovo. Salmo 51:5. Possiamo davvero essere grati che la morte di Gesù ci dia la possibilità di ottenere la perfezione che in origine Dio si era proposto con la progenie di Adamo ed Eva. Adamo può essere paragonato a un padre che è morto lasciandoci con un debito così ingente, il peccato, che non ci è assolutamente possibile estinguerlo. D'altra parte, Gesù è come un buon padre che è morto lasciandoci una ricca eredità che non solo ci libera dall'enorme debito di cui Adamo ci ha gravato, ma che ci provvede anche abbastanza per sostenerci in eterno. La morte di Gesù non cancella solo i peccati del passato, è anche un meraviglioso provvedimento per il nostro futuro. Gesù ci salva perché è morto per noi. E che preziosa disposizione è la sua morte, se la vediamo come una parte della soluzione trovata da Dio per ovviare al complesso problema del peccato di Adamo. La nostra fede in Lui e nel suo modo di agire si rafforza. Sì, la morte di Gesù è il mezzo per liberare chiunque esercita fede in Lui dal peccato, dalle malattie, dalla vecchiaia e anche dalla morte. Giovanni 3:16. Apprezzate questo amorevole provvedimento che Dio ha preso per la nostra salvezza? Oppure è meglio dire, visto che lo stesso Gesù ha sconfessato il peccato originale trasmissibile con una semplice battuta, che la sua morte è dipesa da altro? Da questo momento, tralasciando la parte che riguarda il racconto della cosiddetta Chiesa, sia cattolica che di tutte le altre derivazioni, quindi tutte le altre forme di religiosità, i protestanti, i testimoni di Geova, tutti quanti hanno questa stessa bandiera, che adesso, come vedremo, risulta essere falsa, mettendo completamente in discussione quello che per secoli ci hanno maldestramente raccontato. Lo hanno potuto fare perché il popolo di ieri non aveva gli strumenti e la cultura di quello di oggi. Quindi piano piano ci si sta avvicinando alla verità, svegliandoci per pretendere alla fine la verità. Io ce la sto mettendo tutta, sto facendo, ritengo, egregiamente la mia parte. Allora, continuando, il termine peccato originale è stato definito per la prima volta nel V secolo da Agostino, vescovo di Ippona, durante una disputa contro il britannico monaco Pelagio. Questo termine fu letteralmente inventato dallo stesso Agostino in sostituzione del termine peccato di Adamo, così come era ed è a tuttora riportato nella Genesi biblica. Fin qui tutto può essere perdonato, se non che Agostino ha voluto inserirvi di propria iniziativa il concetto di ereditarietà. Gesù non conosceva il termine peccato originale e non ha mai parlato del peccato di Adamo ed Eva. Non solo, ma Gesù non ha mai detto nulla in riferimento alla ereditarietà del peccato di Adamo ed Eva, perché questa supposta ereditarietà inventata da Agostino non esiste, non è mai esistita né prima né dopo Cristo. Per Gesù il peccato originale non esiste e lo dimostra chiaramente ai suoi discepoli, come risulta in tutti i Vangeli quando dice: lasciate che i fanciulli vengano a me, perché di loro è il regno dei cieli. Se voi non siete puri nell'animo,
come i fanciulli non entrerete nel regno dei cieli. Quindi per Gesù l'animo dei fanciulli è puro, in quanto l'uomo alla nascita è puro, immacolato, senza ombra di peccato. Queste cose sono dette, queste verità, da Gesù. Non dimentichiamocelo, se non sarete puri come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Dove si trova quindi questo assurdo peccato originale, stando a quello che ci riferisce Gesù? Se questo peccato fosse esistito per ereditarietà, Gesù lo avrebbe detto, senza indugiare, prima ancora delle congetture di Paolo o di Agostino stesso. Non vi sembra? Dio, che è perfezione assoluta, non consegnerebbe mai alla nascita di ogni sua creatura un'anima già macchiata dal peccato. Ne andrebbe a scapito della sua perfezione assoluta. È come se Dio stesso volesse innestare il male su ogni sua creatura. Pensare ciò è semplicemente pazzesco, degno di una mente in piena crisi di grave delirio. Però tutto questo archetipo, tutta questa storia è convenuta inventarsela alla religione, perché da lì in avanti, come è dimostrato, iniziava sistematicamente la conquista della mente dell'uomo. Perché era necessario inculcare nella mente dell'uomo, specialmente il più asservito, il concetto di peccato e perdono. Se non ubbidisci al re, se non ubbidisci al tuo capo, se non ti fai servo del tuo padrone, andrai all'inferno. Se ti fai servo del tuo padrone, se ubbidisci al re, allora andrai in paradiso, dove vivrai una vita nello splendore, nella magnificenza, ma intanto da vivo diventane schiavo. Pertanto non si tratta in questo caso di Dio o della sua onniscienza, si tratta solo di una religione organizzata che ha formulato la sua dottrina del peccato originale manipolando la Bibbia su una falsità che non è cristiana, non viene da Cristo né da Dio, ma viene solo dagli uomini, Paolo e Agostino. Quindi la religione organizzata ha voluto imporre la propria idea con un dogma il cui fine ha ottenuto solo benefici materiali, che nella sostanza è la garanzia di un accrescimento del potere temporale della Chiesa, oggi peraltro esteso anche alla miriade di nuove chiese che, perdurando scientemente nell'errore, portano la gente più ingenua, così come la stanno portando, alla confusione generale, con il fine ultimo di lasciare la gente ingenua, oltre che impreparata, nelle mani di chi la sa raccontare meglio, interrompendo il racconto per far poi passare candidamente il cestino delle offerte. Guai se non è pieno. Allora scatta il rimprovero che porta il meschinetto ingenuo ai sensi di colpa, in questo caso smussati, con l'invito presso l'ufficio pastorale, dove ci si può lavare la coscienza o versando la decima del proprio salario in un caso, oppure recitando una messa per i poveri in un altro. Così i cialtroni avanzano, mentre il meschinetto ingenuo non ci capisce una mazza. Purtroppo l'andazzo conta già più di 2000 anni. Per me, romanino romano, è ora il momento di interromperlo, anche perché, seguendo la logica evoluzionistica in senso di cultura, di ingenuo in giro non se ne dovrebbero più incontrare, o no? Stando al messaggio biblico, oltre che alla testimonianza di Gesù, è il nostro personale comportamento quello che conta in riferimento al peccato, non è la disubbidienza di Adamo. Egli era responsabile delle sue azioni, noi delle nostre. Quindi non siamo costituiti peccatori dal nostro peccato, ma solo dal suo peccato, ma solo dalle azioni personali compiute durante la nostra vita terrena. Infatti, se fosse vero che i bambini nascono con il peccato originale, ripeto, come mai Gesù li presenta come coloro che fanno già parte del regno di Dio? Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me
e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. Marco 10:14. Da ciò, quindi, si evince chiaramente che Gesù ha definitivamente sconfessato il peccato originale trasmissibile. Sembra quindi logico concludere che i bambini, prima di una loro colpa personale, sono amici di Dio, ma non in virtù di un rito battesimo, ma per loro stessi ed in forma naturale. I bambini vanno benedetti, non battezzati. Se così non fosse, dovremmo dire che la potenza malefica di Adamo è superiore alla potenza salvatrice di Gesù. Pertanto, se la nascita è già appartenenza a Cristo, che bisogno vi è del segno battesimale? Il battesimo, in verità, è segno della morte al peccato personale e della nuova nascita con il Cristo. Esso va quindi praticato solo agli adulti che hanno spezzato con il peccato la loro unione con Dio, impegnandosi all'atto del segno battesimale, così come Gesù ci ha insegnato, di stare lontani dal peccato. Lui stesso diceva: va ed ora innanzi non peccare più, così come disse alla peccatrice pedigrafa. Così, come dice ovviamente anche a chi intende conformarsi al suo stile di vita, dichiarandosi da quel momento cristiani, con Cristo, per Cristo. Allora, dopo tutta questa analisi, per vedere di entrare un po' più adesso nel pratico, nel tecnico, perché, se Gesù non è stato ucciso per espiare i nostri peccati, è stato mandato sulla terra? Gesù è stato mandato dal Padre per insegnarci l'amore, dal quale scaturiscono condivisione, fratellanza ed una serie di altri atti che mettono l'uomo nella condizione di amalgamarsi con il suo simile, specialmente quando questi è in momentanea difficoltà. La testimonianza, come vi ho già detto altre volte, della vera esistenza di una Chiesa, voluta da Gesù, da Dio e dallo Spirito Santo, la troviamo fedelmente riportata anche nella Bibbia. Se volete interrompere adesso qui il video per riprenderlo successivamente, andatevi a prendere la Bibbia. Andate nel libro di Atti, al capitolo 2, andate dai versetti 36 fino al 48. Lì scoprirete qual era la Chiesa di Gesù, fatta, ripeto, di condivisione, di fratellanza, di solidarietà, non quella che state voi frequentando. Quindi Gesù è stato mandato da Dio per insegnarci questo, ma anche in questo l'uomo ha tradito Gesù. Infatti oggi non vi è amore, ma odio oltre che speculazione. Amatevi come io vi ho amato, resta una frase nota, ma non applicata. Allora, altra domanda: perché Gesù è stato ucciso? Bene, avvaliamoci anche qui di alcuni versetti della Bibbia. Luca 9. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare i preparativi per lui, ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. Quando videro ciò i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Ma Gesù si voltò e li rimproverò. E si avviarono verso un altro villaggio. Gesù era visto da molti come il capo di una banda di rivoluzionari. Quando Gesù venne condannato, si chiese agli ebrei se volevano davvero veder morto Gesù, e gli ebrei risposero che volevano morto Gesù, che a loro dire era il capo di quelli che facevano guerra a Roma. I romani erano molto tolleranti con tutte le religioni e non hanno mai dato la caccia a nessuno per questioni religiose, anzi, consentivano in tutto l'impero di adorare gli dei che più aggradavano ai popoli.
I cristiani erano fuori legge perché, in virtù del fatto che il movimento esseno e zelota che predicava l'avvenuta del Messia fosse il nucleo centrale dei presunti rivoltosi capeggiati da Gesù, il Messia che avrebbe dovuto liberarli da Roma. Chiunque fosse loro seguace era nemico dell'impero. In pratica, sul cristianesimo ad oggi vi hanno raccontato un'enorme bugia. Ma non solo. Non appena il cristianesimo ebbe mano libera nell'impero, grazie a quel Costantino, che Dio lo strammaledica, iniziò a sterminare in modo sistematico ebrei e pagani in Egitto, per poi proseguire in Europa e nel resto del mondo. E questi, carissimi amici ed amiche, questa è storia. Com'è possibile che una religione pacifica abbia potuto generare dei mostri assetati di potere e di sangue, come si sono poi dimostrati cattolici per oltre 16 secoli? Magari perché la religione era marcia fin dall'inizio ed ha fatto solo un restyling per diventare gradita a un popolo bue. A proposito, per i musulmani che considerano Gesù un profeta, questi non è mai morto, ma al suo posto fu ucciso un poveraccio, preso a caso tra la folla. Questo lo sostiene il Corano. E visto che ebrei, cristiani e musulmani, agli alti vertici, vanno a braccetto, chi ha ragione? Sintetizzando in due parole, gli ebrei lo volevano morto perché rischiava di far saltare tutto il loro sistema e le loro tradizioni e apparentemente bestemmiava, visto che si proclamava figlio di Dio. Quindi, visto che anche la gente gli andava dietro, non era tollerabile, perché farisei, sacerdoti, eccetera, eccetera, del tempo lo vedevano come un pericolo per la loro sopravvivenza, oltre che della loro chiesa, del loro credo mosaico. Siccome però non potevano ucciderlo loro, perché essendo sotto dominazione romana una condanna a morte andava decretata da Roma, lo portarono a Pilato, procuratore romano, il quale però disse, stando ai capi d'accusa esposti, che non trova nessun motivo di imputazione tale da meritare una condanna a morte, visto che a lui peraltro Gesù poco importava delle loro questioni religiose. Per poter condannare Gesù, quindi Pilato aveva bisogno di un capo di imputazione tipo un crimine vero e proprio, per poter conseguentemente, stando alla legge, decretare quindi una condanna. Loro insistevano. Lui, Pilato, anche affascinato da Gesù, avrebbe voluto liberarlo. Alla fine si trovò costretto a mandarlo a morte attaccandosi all'unico capo di imputazione possibile, cioè che essendosi proclamato re dei giudei si era così macchiato di lesa maestà, anche se Gesù lo intendeva in senso spirituale e non politico. Quindi, dopo aver cercato inutilmente di farlo liberare in vari modi, lo mandò crocifisso, dicendo: io me ne lavo le mani. Non mi prendo cioè la responsabilità della condanna di questo giusto. E fece mettere, ahimè, sopra la croce la scritta INRI, Gesù Nazareno, re dei giudei. Gesù è stato giudicato dai farisei, che erano i curanti del Tempio di Gerusalemme. Gesù si è proclamato figlio di Dio. Infatti, stando alle regole descritte nell'Antico Testamento, c'è scritto: deve essere messo a morte, perché il profeta che profetizza, se poi la profezia non sia vera, deve morire. Deuteronomio 18, 21, 22. Gesù compie miracoli, risorge 3 giorni dopo la sua morte. Tutto quello che dice si avvera, se non è lui il figlio di Dio. Ma dato che in Israele comandava Roma, doveva decidere Roma per la sua vita. Quindi andava ucciso alla croce, rito romano, invece che alla lapidazione, rito ebraico. La Bibbia ci presenta che i capi dei sacerdoti e farisei ebrei erano colpevoli della sua morte. I capi dei sacerdoti e farisei quindi riunirono il Sinedrio. Uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote, quell'anno disse loro: voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio
che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Giovanni 11, 47, 53. Sono questi capi degli ebrei che davanti al governatore Pilato hanno falsamente accusato Gesù Cristo d'essere colpevole di sedizione. Quando Pilato ha voluto liberare Gesù, i giudei gridavano dicendo: se liberi costui non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Giovanni 19,12. Però la loro vera motivazione era politica. Infatti dicevano: se lo lasciamo fare tutti crederanno in lui e i romani verranno e ci distruggeranno come città e come nazione. Giovanni 11,48. Quindi loro insistevano presso Pilato che secondo la loro legge doveva morire, ma che comunque per la legge romana non era permesso loro di farlo. I capi dei sacerdoti e le guardie gridavano: crocifiggilo, crocifiggilo! Pilato disse loro: prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa. I giudei risposero: noi abbiamo una legge e secondo questa legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. Pilato quindi disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei risposero e gli dissero: a noi non è lecito fare morire nessuno. Giovanni 19:6-7, 18:31. Anche Pilato, il governatore, era colpevole della morte di Gesù, perché sapeva che Cristo era stato arrestato dagli ebrei per invidia. Egli, Pilato, sapeva che gli avevano consegnato per invidia. Ciononostante, Pilato lo condannò a morte. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Giovanni 19:12-16. Anche Dio è colpevole della morte di Gesù, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Giovanni 3,16. Che Dio è colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti. Romani 8,32. Gesù stesso disse a Pilato: tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Giovanni 19:11. Perfino Cristo era colpevole della propria morte. Ha detto della sua vita che nessuno me la toglie, ma io la depongo da me, ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Giovanni 10:18. Quando l'Apostolo Pietro ha detto che Cristo non doveva morire, Cristo ha chiamato Pietro Satana. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, ed essere infine ucciso e risuscitare, però il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Matteo 16:21-23. Difatti Cristo ha annunziato ai suoi discepoli che è venuto al mondo per morire. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Marco 8:31. Io ho sempre sostenuto, a seguito, ripeto, di quelle che sono le mie modeste
anche se, ripeto, non sono lontano dalla verità, ricerche, che la Bibbia nel corso dei millenni è stata volgarmente manipolata per mettere l'uomo nella condizione di ricevere alcune regole che dovevano tornare, così come sono tornate, utile a chi governa o a chi ha governato o a chi sta governando le regole della nostra esistenza. Questo è successo, questo è stato fatto, quindi oggi si può chiaramente dire che tutto quello che la religione cristiana ci ha propinato nelle varie sedi è falso. La cristianità, dal punto di vista di Romano Romanino, non esiste più. Sono crollati i pilastri fondanti del suo modo di dire. È crollato tutto il palinsesto sul quale si articolava nelle varie forme la religione cristiana. Il peccato originale, la venuta di Gesù Cristo per il lavaggio di questo peccato. Niente di più falso, e mi auguro di avervelo dimostrato. Io sono certo di aver fatto una buona opera per gli onesti e una cattiva opera per i disonesti. Ora vi lascio perché il video è già lungo di per sé. A risentirci. Comunque sono sempre pronto a qualsiasi tipo di confronto in qualsiasi sede.